Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati a casa mia, ci troviamo a Roma. Oggi andremo a vedere la top 3 hamburger qui a Roma. Ho deciso se fare la top 3 hamburger di TripAdvisor, come ho già fatto in passato, prendendo i migliori 3, oppure fare i miei 3 hamburger preferiti di Roma, perché ne conosco veramente tanti di hamburger buoni qui a Roma, ma nessuno di quelli è rientrato nella classifica di TripAdvisor. Però devo dire che di questi 3 non ne ho provato nemmeno uno, quindi sarà una novità anche per me. Come ho fatto a trovare i migliori 3 su TripAdvisor? Me l'avete chiesto anche nello scorso video e negli altri che facevo. O fai una bella ricerca in cui fai un confronto tra valutazione, quindi le stelle totali, e le recensioni, oppure fai una cosa semplicissima che faccio sempre io ormai, ve l'ho detto in tantissimi video: chiedo al mio concierge di Buddybank. Buddybank è la mia online bank che uso ormai da un anno a questa parte, ve l'ho già detto in tanti video. È facilissima da scaricare, anzi c'è anche un'offerta adesso, che se andate nel link in descrizione, lo lascio proprio nel primo link, avete 30 euro in omaggio se vi iscrivete. I passaggi da seguire qui sotto in descrizione: 30 euro in omaggio, e con 30 euro, come ho già detto nel video della pizza, potete comprarvi 3 hamburger che andiamo a mangiare oggi. Comunque io ho chiesto di farmi il rapporto tra valutazione e recensioni e mi ha trovato i migliori 3. E il terzo in classifica oggi è Am Oli Burger, che ha 4.5 di valutazione su TripAdvisor, quindi mi aspetto che sia molto molto buono. In questo video vediamo i top 3 di TripAdvisor a Roma come hamburgerie, e se vi dicessi che ha 50.000 like vi faccio vedere le mie top 3 hamburgerie a Roma, le mie 3 preferite. Lasciate 50.000 like e vi porterò le mie 3 hamburgerie preferite. Am Oli Burger, qui hanno anche l'hamburger vegano, ma a noi non ci interessa, abbiamo finito il mese da vegano. Avete 4.5 su TripAdvisor, sì. È tantissimo, eh. Grazie mille, ringrazio. Allora, ti chiedo io, senza che guardo il menu, mi porti il tuo migliore hamburger che secondo te è il vostro cavallo di battaglia. Ok. Il migliore che puoi tirare fuori. Va bene. Vai. Siamo qui con uno dei gestori del locale, perché dovrei sapere che gestisce tutti gli Am Oli Burger d'Italia, perché in realtà sono molto più di uno, ce ne sono tipo 3 a Roma, a Padova, a Milano, comunque sono tanti, e voleva raccontarci la storia di questo in particolare, e noi siamo qui a sentire. Questo è un locale un po' particolare, ha dei vincoli, insomma, storici. Come potete vedere ci sono delle porte che sono bassissime, sì. E oggi l'ASL non ti permetterebbe mai di poter realizzare un locale del genere. C'è il mezzo busto all'ingresso del locale che raffigura Cesare Peroni. Cesare Peroni è stato uno dei fondatori della birra Peroni, colui che si inventò insieme al fratello la birra Peroni. Una carne particolare perché è la fassona, sì. È una razza piemontese. Io sono contento che siete venuti così. Grazie a TripAdvisor. Vi rendete conto della qualità e insomma del locale stesso. Mi aspetto meno che sia un buon hamburger, grazie mille. Arrivederci. Ci ha voluto portare il proprietario queste patate gourmet, che ci ha spiegato come vengono fatte, quindi ora le assaggeremo, sono molto curioso. So che brucia la cifra. Più faremo con lo stecchino. È particolare, ha un sapore molto particolare. Mi ricorda la crosta del popcorn, non so come spiegartelo. Questa salsa, io non ho idea di cosa sia. È tipo barbecue qualcosa, mi ricorda... No, forse mi ricorda un po' l'Old Wild West. È il bacon più crispy che abbiamo mangiato. Molto molto croccante, molto saporito. Voglio dare un giudizio sincero a questo hamburger, che costava circa 12 euro. Devo dire che la carne dell'hamburger si sentiva la qualità, si sentiva che era molto più succosa, molto più consistente confronto a un classico fast food. È buono, ma non buonissimo. Passiamo direttamente alla seconda hamburgeria di oggi. Il prossimo a cui andremo, che sta chiudendo, quindi dobbiamo anche sbrigarci, è il secondo in classifica ed ha 4.5 come votazione, che è molto, cioè 4.5 ce ne vuole a trovarlo, soprattutto con più di 600 recensioni. Andiamo a vedere se effettivamente è così buono. Dalle foto sembra molto buono. Cult Burger and Fix. Dai che ti ho fame, andiamo. È davvero il miglior hamburger di città. Sono venuto proprio a cercare quello, il miglior hamburger a Roma. Ci siamo. Ci siamo, vai. Parleremo anche qui con la titolare, se viene. Non lo so, mi sa che sta mangiando in un altro tavolo. Non volevo disturbarla, scusi. Ciao, allora intanto ti faccio una domanda. Sì. Volevamo sapere come nasce questo locale. Allora, questo locale
quale nasce da uno dei tanti viaggi che abbiamo fatto io e Matteo, che è l'altro nostro. Però un viaggio in Thailandia abbiamo detto, scusami, ma perché se lo fanno in Thailandia, perché non possiamo farlo noi in Italia? A Roma. A Roma. Non è un paesino qualsiasi, a Roma. A Roma. E da lì abbiamo raccolto un po' di quel poco che avevamo messo da parte e abbiamo aperto un piccolo locale che prima stava via Cavour al centro, ci chiamavamo il Burger Bistro, e è andato una bomba. Se riuscivi anche questo. E erano solo hamburger, facevamo 7-8 hamburger cotti tutti sotto vuoto, perché quella è la nostra particolarità. La cottura degli hamburger è sotto vuoto, quindi sarà anche particolare da provare, ok. Sì. Noi siamo gli unici a Roma a fare gli hamburger sotto vuoto. Signori, un applauso. C'è da dire che sei partito con pochi panini per poi ampliarvi, un po' come la storia del McDonald's. Carino, mi piace. Ci consigli il miglior hamburger che avete? Allora, il miglior hamburger che abbiamo è, secondo me, il vostro cavallo di battaglia. L'americano, ragazzi. L'americano, via. Olle, grazie mille. Burger sotto vuoto di marango extra amareggiato da 280 grammi con pulled pork, doppio cheddar, guanciale di Amatrice, coleslaw, insalata, pomodoro e salsa barbecue homemade. Prima di tutto, assaggiare sempre prima il fritto, quindi chiena di cipolla. Sono un fan di chiena di cipolla. Frittura molto molto leggera, non troppo crispy. Di solito chiena di cipolla li fanno molto più crispy. Senti quanto è morbido il pane? Vediamo dentro com'è. Pulled pork, si vede, quello è coleslaw. Mi sembra zozzo, sarà difficile morderlo. È l'untosità, è proprio più unto, più sporco, più buono. A me piace quando è unto, quando è sporco così. Tantissima salsa, tantissimo condimento in confronto all'altro, ha molta più roba dentro. Devo dire che la carne è simile, però secondo me quella di prima era molto più succosa. È indubbio che direi che questo è più buono, proprio perché è più grasso, più ciotto. Voglio provare ad assaggiare da solo il guanciale di Amatrice, che con tutti i sapori non si sentiva troppo. Oh, il bacon è buono, ma il guanciale è il guanciale. Cioè, parlamone. Quello di prima era bacon cucinato in una maniera particolare. Questo si sente che hanno lasciato il grasso del guanciale nella cottura e l'hanno portato anche nel panino. Apprezzatissimo. Per curiosità, cos'è la cottura sotto vuoto? Spiega anche al pubblico a casa che non lo sa. Allora, è una tecnica di cottura fondamentalmente è molto semplice. La carne viene messa in una busta, viene tolta tutta quanta l'aria, quindi sta sotto vuoto. Dopodiché nell'acqua a basse temperature per diverse ore, quindi la carne è completamente cotta ma rimane sempre bella succosa, non diventa mai secca. Viene anche, fatto per velocizzare la cottura dei ristoranti, diventa molto più rapido cucinare dei piatti che vengono richiesti, perché rimane in sottovuoto, quindi rimane già a temperatura quasi pronta per la cottura. Anche. Questa cosa l'ho scoperta tramite un film. Sì. Il sapore del successo. Ovvio. Questo hamburger costava 16 euro con contorno incluso, quindi era anche economico. Devo dire, secondo me, se avessero diminuito la quantità di pulled pork aumentando leggermente quello del guanciale amatriciano, si sarebbe percepito molto di più il sapore della carne. Buono che non c'era troppa insalata, c'era un po' di verde, ma non si sentiva troppo. Peccato per il troppo pulled pork, ma punto a favore sia per la qualità che per il pane. Andiamo al terzo. Questo qui è l'Open Baladin Bar, che è un risto pub americano che ha la bellezza di 3200 recensioni con votazione 4 su TripAdvisor, e devo dire che ha solo 80 recensioni pessime, ma la maggior parte sono molto buone ed eccellenti. Andiamo a vedere se merita il titolo di miglior hamburger a Roma, se supera quello di prima. Figo. $150 in totale. Non lo sapevo, ma ci sono una sala lì, una sala sotto, la sala grande qua e due sale sopra. È gigantesco. Voglio capire se questo può essere davvero il miglior hamburger di Roma. Qual è secondo te il migliore? Allora, secondo me potresti provare lo shepherd. Padellata di funghi, maionese al tartufo, formaggio, l'hamburger di carne di fossona piemontese. Mi ispira parecchio. Al sangue. Al sangue, ovviamente. Ovviamente. Allora, è arrivato il nostro fantastico Sherwood. Guardate quanto è succosa la carne. Wow. Assaggiamo il loro miglior panino, nonché uno di quelli con più recensioni stasera.
oggi. Sinceramente, e ve lo dico sinceramente, non gli avrei dato una lira. Vi giuro, ero convinto che tra i tre sarebbe stato il peggiore, ma carne molto molto al sangue, quasi cruda. La cosa che si sente più è la maionese al tartufo, è buonissima. I funghi ci stanno bene e esaltano il sapore della carne. Il sapore della carne molto cruda così è forte ma morbido allo stesso tempo. È super super gustosa. Anche qui il pane col sesamo è veramente veramente morbido. Super piacevole anche il formaggio. Il bacon forse è un po' moscio, però allo stesso tempo rilascia la giusta quantità di sale nel panino. Fa il suo sporco dovere anche questo bacon. Probabilmente è il capolavoro della serata. Bala di un open bar, non me lo aspettavo dalle recensioni, era comunque molto positivo. Ma non mi aspettavo che un locale del genere fosse così buono. Mi ha completamente stupito il panino tra i tre. Devo dire che è quello che mi è piaciuto di più, anche essendo il terzo. Quindi magari al terzo panino cominci a avere meno voglia di quello che stai mangiando. Ma era talmente tanto stravagante, talmente tanto diverso, che impattivamente era molto più buono. Quindi secondo me la lista di TripAdvisor questa volta ha vinto 100%, perché il terzo era il terzo, il primo che abbiamo provato, il secondo era il secondo e il primo era il Bala di un open bar. Vi ho lasciato in questo video la lista di ristoranti, spero vi sia piaciuto. Vi ricordo che a 50.000 like farò i miei 3 hamburger preferiti di Roma. Sono 3 completamente diversi da questi. Non so dirvi se buoni uguali o addirittura più buoni. Dobbiamo riandarli a provare, che è tanto tempo che non li mangio. Vi ricordo il link in descrizione per Buddy Bank per avere 30 euro gratis seguendo i passaggi qui sotto in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale, accendere la campanella e aspettare il prossimo video. Se avete da consigliarmi la prossima top 3, fatelo pure qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Comunque mi piace tantissimo essere il vostro voice advisor. Cioè, veramente, cioè, dirvi dove andare a mangiare cose buone e dirvi sinceramente quello che provo mangiando ogni cibo è bello. Così, volevo, non sono un esperto di cucina, ma so che in qualche modo quando vi consiglio qualcosa mi dite sempre con ragione, quindi sono contento di questo. Ciao!